Rieccoci nella seconda appuntamento con il Sindaco Risponde. Ricordo tutti i martedì sera dalle 19.30 alle 20.25 il Sindaco viene ospite nei nostri studi per rispondere a tutte le domande dei nostri telespettatori e dei nostri concittadini alle richieste che vogliono fare, sia tramite il telefono allo 049 80 77 753 oppure mandando un messaggio 345, eccoli qua in sovraimpressione, 3341 1171 oppure l'email e il sindaco risponde @gruppotv7.com. C'era una telefonata, però mi ha detto che è caduta la linea e quindi attendiamo ovviamente se Denis richiama il nostro telespettatore. E Piazzale Boschetti, com'è la situazione tranne le due case brutte, le due palazzine? Fine anno dovrà essere a Prima di posto? Natale lo Sì, vedremo no, finalmente. fine anno. Quindi sicuramente lo vedremo in termini, eccolo qua, lo vedremo prima di Natale, L'ho insomma. visto ieri, stanno lavorando in maniera importante, per cui penso che finiranno a posto. Che vuol dire, non è seminata l'erba che non cresce in questo periodo, però tutto quanto riguarda il resto, a parte le due palazzine, sarà a posto. Va bene, lo staremo a vedere anche, perché ho altre Sarà molte aperta la cose. cancellata e via dicendo. Sì, ho altre molte cose, dunque va bene. E i monopattini nuovi sono arrivati in Sì, da sostituzione degli altri? quello che so, sì. Sono arrivati i monopattini nuovi, quindi è tutto a posto. Ne abbiamo parlato del PPUR del Master Plan Boeri, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è vero, sindaco? Sì, accolto molto bene, anche il professor Boeri, devo dire che ha avuto una visione, un master plan eccezionale. Adesso va da sé che dobbiamo collaborare tutti quanti, che vuol dire Ferrovie dello Stato, che vuol dire titolari per quanto riguarda i PP1, IFI. Avete visto che la provincia ha ha fatto la gara per quanto riguarda il terreno, il PP1. Vi ricordo che PP1, che sarebbe via Trieste, una parte della provincia e una parte dei privati. C'era una situazione di stallo per cui non veniva mai fatto nulla. Adesso ha fatto una gara per quanto riguarda la vendita del terreno, per cui chi acquisterà finalmente comincerà a fare i lavori. Beh, sì, questa è una bella cosa. Sento Sì. di là, direi in redazione ovviamente Dennis che si sta adoperando per passare il telefono, perché ovviamente richiamiamo noi i nostri telespettatori per poi avere ovviamente la possibilità di avere un interlocutore serio che fa le domande al sindaco Giordani. PP1, sindaco? Appena spiegato, Ah, PP1 era sempre il coso. PP1 Sì, avevo. che la provincia ha Sì, messo in l'aveva gara la detto, vendita, mi era sfuggita, non ero molto attento perché avevo segnato mentre quel. IFI, l'altra parte di terreno molto importante per quanto riguarda quello di fronte a Chiesa della Pace, è già sui progetti, sta progredendo già sui progetti, per cui spero che in primavera cominci addirittura i Sì, lavori. telefonata, sentiamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono da Padova, sono Monica. Volevo domandare una cosa al sindaco. Sono dell'Arcella. Prego. Praticamente noi abbiamo fatto richiesta per le barriere acustiche di via Plebiscito. Da anni che stiamo aspettando queste risposte, nessuno non ci ha risposto. Bene, altro da Siamo andati chiedere? anche. No, no, no. Va bene, allora le barriere architettoniche mi sembra aver capito. Ma no, antirumore. Antirumore, sì, antirumore, secondo me ho capito. All'Arcella e non ha avuto risposta, sindaco, la signora Monica dell'Arcella. Mi chiedo all'assessore, mi credi? Francamente, via del Plebiscito, barriere, mi informo, non so Si informa rispondere, ma ovviamente domani do perché. risposta. Va bene, domani la risposta, ovviamente abbiamo anche il suo numero. Senta, sindaco, in attesa di, non so se Denis ha altri messaggi o altre telefonate, pensava lei una ripresa così abbastanza, rapida e veloce dell'economia dopo questo maledetto Covid? No, penso che abbia stupito un po' tutti quanti noi, eh. Tutti hanno detto andiamo in crisi, andiamo di qua, andiamo di là. Sì, abbiamo
veramente in maniera positiva non c'è nessuno che aveva previsto, neanche l'Unione Europea. Stiamo veramente facendo grandi non risultati. Ci sono operai, non ci sono materiali, c'è un disastro assoluto. Non c'è che non ci siano, mancano i cambi, questo sì, mancano i cambi, arrivano lentamente, perché è stata una ripresa economica, il 110% super bonus ha cambiato veramente il mondo sotto l'aspetto dell'economia. Poi, come ho detto prima, moltissimi lavori hanno cambiato durante il periodo di pandemia, hanno cambiato attività. In conseguenza adesso è difficile trovare il cuoco, è difficile trovare il cameriere. No, ma al di là di questo che l'abbiamo detto, pensava lei che ci fosse questa ripresa? Tutti, no, ovviamente i lavori, gli industriali, gli artigiani, pensavano una disfatta totale dopo 2 anni, dicevano, si ricorda, dopo il primo lockdown, allora se ce ne sarà un altro succederà una tragedia, invece ci è arrivato che secondo, e poi adesso invece la ripresa, toccando tutto quello che c'è da toccare, anche per quanto riguarda la nostra città, mi sembra che sia davvero... Sta andando benissimo, la città è piena di gente, piena di turisti, veramente piena di l'aspetto economico sta andando benissimo. Devo dire molto è merito anche dell'aspetto sanitario, se no non sarebbe così. Per cui so che spesso volentieri è criticato il Green Pass, però penso che sia stata la soluzione che sta per essere copiata da tantissimi paesi europei. Voglio dirlo un'altra volta, quando dicono che è dittatura sanitaria, io penso che il rispetto degli altri, della salute degli altri, è fondamentale. Per cui, ricordo, l'altro giorno abbiamo dato il sigillo della città per quanto riguarda il generale Figliuolo. Perché ha fatto Ieri, ha fatto un grandissimo... La interrompo che abbiamo la telefonata perché siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora molte cose. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera. Io mi chiamo Maurizio Zampieri e sono oltre di Lazzare. Abito qui da 35 anni circa e abbiamo molti problemi di traffico anche noi e soprattutto ci sono anche 2 aree, l'area Pili e l'area Rigopelli sono aree molto vaste ai lati di via Porto Rico d'Arzare, per cui c'erano previste delle lucidazioni che ormai sono superate, e non se ne sa niente di quale sviluppo potranno avere, perché tante cose non sono mai state fatte a Ponte Rico d'Arzare. Poi c'è il problema dei marciapiedi. I marciapiedi in via Ponte Rico d'Arzare sono una parte, quella est, ci passano sempre le bici e adesso anche i monopattini, e quella ovest che invece si è sempre occupata dalle auto in sosta, che per cui per esempio io ho anche interpellato i vigili che ogni tanto si mettono vicino al ponte dell'autostrada, però dico, ma se mettiamo la multa a questo camion che si fermano a fine settimana, dobbiamo metterla anche a tutte quelle macchine che sono state ferme durante tutta la settimana. Effettivamente sono da 35 anni che le auto sono ferme abusivamente sul lato ovest, per cui non si può pretendere che i ciclisti possano usare questo lato ovest, e allora vanno tutti sul lato est e rischiano anche di essere investiti dalle stradine che sbucano sul lato est. Quindi cosa chiede? Chiede in pratica che cosa si intende fare per il traffico di Ponte Rico d'Arzare, che è da tanti anni che soffre, e poi le 2 aree tanto grandi che sono le pili e le idrotermici, cosa l'amministrazione, anche se sono private, intende fare qualcosa, e poi un po' di ordine per i marciapiedi che sono pericolosi. Perfetto, è stato chiarissimo. Sindaco, se vuole gentilmente rispondere. Ha detto bene l'ascoltatore, che saluto, sono 2 aree private. No, è che possiamo imporre ai privati determinate cose, obiettivamente. Per quanto riguarda il traffico, perché ho ancora molti messaggi adesso, dopo le 20 cominciano a chiamare e telefonare. Marciapiedi, penso stiamo lavorando sui marciapiedi e prossimamente faremo moltissimo sui marciapiedi sulle strade, però in aree private facciamo fatica veramente a gestire il problema. Va bene, questa è la risposta del sindaco, ovviamente nei non possiamo privati... obbligare a fare le cose, questo vuol essere chiaro. Certo, privati... messaggi, Dennis, andiamo con i messaggi rapidamente, cominciamo col primo, vai Dennis.
Buonasera signor sindaco, si può pensare di mettere delle piante lungo Corso del Popolo? Questo lo abbellirebbe e migliorerebbe molto. Grazie, Renato. Bene. Piacerebbe a Matti anche a me. Sì o no? Sì, molto bella idea. Si scontra sempre con l'aspetto economico, però mi piace da matti mettere piante. Lei mette sempre i soldi per quattro piante. Tutte le piante che ci sono? Sì. Dopo vanno le fiate, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo preparare. È molto costosa, però è bellissima, l'idea è bellissima. Si può pensare o no? Sì, sì. Si può pensare. Andiamo col secondo, Dennis. Buonasera, signor sindaco, è un bel vedere uscire dal casello di Limina direzione zona termale e località stadio. Immondizie lungo la tangenziale, un buon accoglimento per i turisti. E questo è un po' polemica invece, prego sindaco. L'uscita dal casello rifiuti? Cioè l'uscita da Padova Ovest dice prende per la strada per andare allo stadio, la tangenziale ci sono molti rifiuti. Io passo spesso, francamente, posso che passi con le strane, non ho visto. No, controllo. In ogni modo prendiamo nota. Andiamo con la terza, Dennis. Buonasera sindaco, volevo sapere quando verrà dato un senso all'area vicino al tram a Ponte Vigo d'Arzere. Bella questa domanda. È ancora l'area Pilli, la domanda è uguale a prima, Ponte Vigo d'Arzere, è uguale. Sono due aree private, molto importanti, molto grandi, in cui stiamo cercando assieme ai privati di trovare una soluzione. Male senza costruire supermercati ancora, tanto per cambiare. Però prima Arturo Lorenzoni, adesso Andrea Aragona stanno interloquendo in continuazione con i privati per trovare delle soluzioni. Ma il Comune non può dare nessun input sindaco per quell'area lì? Il Comune può collaborare, trovare soluzioni, ma quando un privato decide di fare o non fare. Perché è davvero brutta quella zona lì. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo, però sono private, sono tante zone private di Padova. Avete presente tutti i distributori che c'erano una volta? Sono tutte diventate aree spesso e volentieri abbandonate. Purtroppo sono aree particolari, in cui i titolari, i proprietari, darebbe anche. Però sono inquinate e disinquinare costa cifre paurose. Purtroppo ogni tanto riusciamo a fare qualcosa male con la collaborazione privata, però diventa molto molto difficile disinquinare delle aree. Sarebbe importante, qualcuno abbiamo fatto la cella obiettivamente, certo. Però devo dire costa molto. Se c'è il privato che dà una mano riusciamo in qualche maniera a farlo. Dennis credo sia il quarto, Dennis. Sì, andiamo con il quarto messaggio. Buonasera sindaco, è prevista la copertura della piscina piccola del plebiscito, inoltre l'acqua delle docce è sempre fredda e questo lo segnala Cristina. So che assessore Bolognese, se l'acqua delle docce è sempre fredda, non lo so. Spero anche questo mi insegna. Prenda nota anche di questo. Però so che l'assessore sta facendo qualcosa. Telefonata, sentiamola. Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, mi sente? Sì, con chi parliamo e da dove? Sono Ernesto Testaro da Padova. Prego, come si chiama? Ernesto da Padova. Come si chiama? Volevo chiedere al sindaco, per cortesia, Ernesto Testaro. Prego, Ernesto. Se può prendere previsione per trasferire le cucine popolari a portare dove era l'ex Siamici. Non ho capito, sindaco, se portare le cucine popolari. Questo è un problema per tutto il popolo. No, scusi, Ernesto, non ho capito, portare le cucine popolari dove? Nella sede della ex Siamici. Nella sede dell'ex Siamici, dice. Oh, vabbè. Mi raccomando, grazie di vostra gentilezza, buona serata. Prego, dice di portare le cucine popolari nella sede dell'ex Siamici, non so nemmeno dove sia, sindaco, dico la verità, non so se mi è di aiuto lei. Penso si riferisca a Piazza Boschetti, penso, però non so. Non lo so, ha detto. Però le cucine popolari svolgono un grande lavoro, sotto l'aspetto sicurezza, perché quando una persona ha fame, è giusto sotto l'aspetto umano, ma anche sotto l'aspetto sicurezza, far sì di dare un aiuto. Devo dire che la Curia sta lavorando anche con la collaborazione nostra,
in maniera molto efficace. Spesso e volentieri sono anche, noi abbiamo sempre un'immagine ogni tanto un po' strana del cucina popolare, non solo extracomunitaria o persone che vengono fuori, sono cioè, tanti anche bisogno. Polonesi, gente che ha bisogno, che ha fame, è giusto dare una mano al prossimo. Vabbè, sicuramente. Dennis, sono altri messaggi, mi è sfuggito qualcosa, Dennis? No, abbiamo terminato il giro da 4. Perfetto, va bene. Volevo chiederle, Sindaco, al di là del concetto che sono arrivati i monopattini e via, in funzione di questi arrivi di monopattini, di questi arrivi di molte bike, via scorrendo, c'è l'intenzione di allungare o di allargare delle piste ciclabili che sono davvero pericolose, insomma, come sono situate, come sì. Sono messe? Michelizzi con Ragona sta lavorando in questo senso per aumentare le piste ciclabili e ne stanno facendo in continuazione. Ovviamente io mi auguro e spero che i monopattini, ma anche le biciclette, siano educati rispetto agli altri, non sotto portici, specialmente adesso che arriva l'inverno, mare, piove, bisogna stare attenti agli altri e avere rispetto degli altri, come al solito. Però è una mobilità interessante, specialmente per i ragazzi, ce ne sono tanti, sono utilizzate moltissimo. E se usati con intelligenza. Sindaco, i monopattini nei primi giorni hanno partiti con grandi numeri, poi un po' si sono attenuati, vanno ancora più le biciclette. No, si sono distribuite a palla. Prima volta ha fatto un po' di clamore, vedessi, ma sono veramente sono tanti, vengono utilizzati dai ragazzi, dai studenti, ma anche da persone normalissime. Un mezzo per spostarsi molto veloce e comodo. Se usato con intelligenza, come al solito. SMS, Dennis, vai. Sì, abbiamo due SMS, li leggiamo insieme così poi il sindaco risponde ad entrambi. Il primo, buonasera, vorrei sapere quando verranno montati i pannelli antirumore in Corsa Australia. Grazie, e questo ce lo chiede Silvano. Vi faccio vedere anche velocemente il secondo messaggio. Buonasera, qual è la situazione della fiera, sia infrastruttura che eventi? Ah, ma mica la domanda... Beh, pannelli antirumore mi serve rispondere perché non lo so esattamente, però quello della fiera è interessante come risposta. Allora, la fiera è cambiata non in tutta Italia, nell'Europa, è cambiata in maniera radicale, per cui la fiera classica non esiste più. Noi stiamo ragionando assieme a Camera di Commercio e alla provincia, trovando le soluzioni diverse. In parte le abbiamo trovate. Parlo di università, tra poco inizia a costruire ingegneria, 3.000 posti per quanto riguarda il futuro ingegnere, vuol dire dare vita a quella zona là. Non solo, sono convinto che a breve sarà finanziato anche l'area musicale che faremo nel padiglione 6, padiglione 8, sbagliato, e cambierà relativamente, per cui vuol dire che sarà una grande arena musicale da 12.000 posti, che cambierà la vita del quartiere in positivo, nel senso bar, ristoranti, tutto a Padova. Abbiamo una fortuna importante a Padova, abbiamo un imprenditore che si occupa di musica che è molto bravo, ha avuto questo periodo difficile perché non sono stati concerti, non è stato niente, però è uno che sa fare il suo mestiere, parlo di Zed ovviamente, che avrebbe bisogno di una mano. Prego? Avrei bisogno di una mano da parte della regione, da parte anche se vinciamo il concorso della qualità dell'abitare, della gara, scusa, no, il concorso, per quanto riguarda il Pinqua, nella Cella abbiamo già vinto e finanziato proprio ieri sera. Se riusciamo anche a vincere per quanto riguarda l'arena musicale, cambierà moltissimo la fiera. Poi ricordo che al secondo piano della fiera che è inutilizzata c'è il Max Center, vuol dire tutte le start-up innovative della Camera di Commercio. Bisogna riprendere bisogna cambiare la fiera. La fiera tradizionale non esiste più. Tutte le fiere sono in grossi guai economici, è cambiato il mondo con la stata della pandemia. Di conseguenza va cambiata un po' alla volta. Abbiamo una grande esposizione, tra poco Automoto Epoca. Questa la settimana prossima. Questa è una fiera importante che porta, sotto l'aspetto turistico, sotto l'aspetto immagine della città, porta veramente tanto. E questa sta ritornando meglio di prima, sotto l'aspetto che richiesta di... per quanto riguarda gli ingressi, per cui
un po' alla volta bisogna cambiare completamente anche la fiera. La fiera è una posizione strategica, è in città, mi ricordo questo, è in centro, però sono due passi dal centro, per cui è anche un vantaggio sotto certi aspetti. Vuol dire non è una fiera lontana in periferia, è in centro, vuol dire bisogna utilizzare nel senso buono del termine, si possono fare tante cose, tantissime cose. Bene, siamo in chiusura, signor, ovviamente la ringrazio di questa puntata, ricordo ai nostri telespettatori martedì prossimo sempre alle 19.30 il sindaco risponde con il vedete il numero di telefono 049 80 7753, oppure messaggi 345 33 411 71. Però durante la settimana potete mandare le email al sindaco corrisponde @gruppotv7.com e noi daremo tutte le vostre richieste al sindaco, che ovviamente vi risponderà o in trasmissione o durante la settimana dal comune. Quindi ecco, lì ve la ricordo, il sindaco risponde @gruppotv7.com. mentre per quanto riguarda la trasmissione, do appuntamento a martedì prossimo con una nuova puntata, ormai sarà sempre così, del il sindaco risponde. Quindi ringrazio il sindaco, grazie sindaco, grazie a voi, e do una buona continuazione dei programmi di TV7 e una buona serata.